rispondere alle esigenze occupazionali delle imprese operanti nella Regione Marche, facendo accrescere competenze digitali e life skills dei profili femminili, al fine di acquisire competenze trasversali strategiche utili a conciliare vita professionale e lavorativa. È questo l'obiettivo del progetto Scintilla, percorso formativo gratuito rivolto a 143 donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni, selezionato e finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale, impresa sociale e proposto dall'Università di Camerino. Il progetto, coordinato dalla professoressa Barbara Re, prorettrice alle pari opportunità, tutela e garanzia della persona, è realizzato in collaborazione con Confindustria Marche e COS Marche. Io credo che sia un'iniziativa che possiamo considerare importante per tutta la Regione Marche, al di là del fatto che l'Università di Camerino da anni lavori in questi ambiti e abbia degli obiettivi che secondo me sono facilmente condivisibili, ma soprattutto obiettivi che guardano al sociale, che guardano alle comunità, alle popolazioni locali e guardano consapevoli della possibilità di dare qualcosa in più attraverso le proprie competenze, attraverso le conoscenze che siamo in grado di trasferire e trasmettere. Beh, è un progetto importante, 143 donne potranno essere formate e potranno essere rese più consapevoli di alcuni strumenti che sono oggi fondamentali nei propri percorsi lavorativi. Penso, come è stato detto, a quei corsi di life skill che la COS erogherà. Penso a quelle attività di smart up o di stage che grazie a Confindustria sarà possibile portare avanti, ma anche a tutte quelle lezioni online che consentiranno alle donne di apprendere un uso del digitale di cui oggi non possiamo fare assolutamente a meno. Scintilla perché poi ci aspettiamo che questo progetto accendi un faro o comunque diciamo una luce sull'opportunità di occupazione e di miglioramento occupazionale delle donne. Questa era l'idea dietro al nome del progetto. Il progetto è stato finanziato dal Fondo della Repubblica Digitale. Avevamo fatto questa proposta progettuale, ci credevamo perché eravamo convinti che fosse un buon progetto. Questo è stato testimoniato dalla selezione, sono stati selezionati pochissimi progetti. Questo è incentrato sul territorio della Regione Marche, quindi ci rivolgiamo a tutte le donne residenti nella Regione Marche.